Quando una persona è sana, nel mondo biblico si dice che è pura, quando la sua vita è integra. Poi ci sono momenti in cui invece si perde sangue. Uno si ferisce, perde sangue, il sangue è vita, diventa impuro, cioè non ha tutta la vita integra che dovrebbe avere. Alla donna purtroppo questo capita mensilmente. Chi non ha la vita integra è impuro. Qualunque malato, dunque, è un impuro. Perché non ha tutta la vita. Il massimo dell'impurità è il morto. Perché lì la morte ha preso possesso totalmente. Il penultimo stadio è il lebbroso, perché il lebbroso viene definito il morto che respira, perché il suo corpo ormai è tutto invaso dalla malattia, ma l'ebreo dice è la morte che ha preso possesso di quel corpo. E quando tu hai un raffreddore, beh, la morte ha preso possesso di una piccola parte del tuo corpo, ma non sei puro, perché c'è della morte dentro di te. Allora la domanda è: essere liberati da Satana significa essere liberati da dalla morte, capite? Sì, per l'ebreo il miracolo di guarigione equivale a una risurrezione. Quindi da una parte il miracolo di guarigione è un esorcismo, dall'altra è una esperienza di risurrezione. Ma c'è anche un terzo elemento che è importante. Quando l'impuro tocca l'essere umano puro, l'essere umano puro diventa impuro a sua volta. Questo spiega perché i sacerdoti e i levita non toccano, nell'episodio del buon samaritano, non toccano il mercante, perché è ferito, perde sangue, è impuro. E se loro diventavano impuri non potevano svolgere il loro compito sacerdotale a Gerusalemme. Se tu tocchi Dio, Dio non diventa impuro, sei tu che diventi pieno di vita. E allora ogni miracolo è manifestazione della divinità di Gesù, è una teofania.